5 giorni di celebrazioni liturgiche e manifestazioni civili in onore della Madonna di Viggiano. Domenica, come da tradizione, si è svolto il cammino che dal Sacro Monte, sito candidato dalla Regione Basilicata a patrimonio dell'UNESCO, ha condotto la statua fino alla Basilica, dove sono state consegnate simbolicamente alla Madonna le chiavi della città. Migliaia di pellegrini in processione da ogni parte della Basilicata e non solo, numerosi paesi del Vallo di Diano, primo tra tutti Caggiano, poi Polla e Monte San Giacomo. Presenti anche le comunità religiose arburnine come Petina e Corleto Monforte. Si stimano circa 130.000 presenze per tutti i giorni di festa. Tra i fedeli, numerosissimi giovani che arrivano ogni anno a Viggiano un po' per tradizione ma soprattutto per fede. Nella processione che dal Sacro Monte arriva al paese, i colori delle cente portate dai pellegrini e la musica delle zampogne e delle ciaramelle accompagnano questo lungo cammino di circa 3 ore. La Madonna viene portata in spalla dai portatori di Viggiano, alternati da quelli provenienti da ogni dove. Lo si fa con il cuore, ci racconta uno dei più giovani portatori di Viggiano. Io ho iniziato a farlo all'età di 13 anni, è doveroso portare la tradizione avanti. I festeggiamenti civili continuano con Elettra Lamborghini questa sera, lunedì 4 settembre, Rocco Hunt, domani sera, martedì 5 settembre, in concerto.